Turn up the music. Hey, turn up the Turn up the music. I can be alright. Oh yeah, oh yeah. Alright. It's about that time. Okay, stop. Slay, slay. Every day I slay. Welcome back to my channel. Oggi ragazzi, come avete notato dal titolo, faccio un video dove utilizzerò solo brand dove dietro ci sono delle personalità che fanno parte del mondo queer LGBTQA+. Tam, tam, tam. Bene, 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 perché faccio questo video? Perché mi piacerebbe ripeterlo ogni anno. L'anno scorso non l'ho fatto perché non ero in un mental state probabilmente giusto, magari non avevo tempo, non mi ricordo bene perché non l'ho fatto, però vabbè, riprendiamolo quest'anno perché mi ricordo che 2 anni fa era piaciuto molto, tanto che l'aveva anche riproposto Luca dandomi i crediti per questa idea. Lo ringrazio tantissimo, lo saluto anche, ciao tesoro. E niente, quindi oggi facciamo questo video perché oggi di brand disponibili in Italia dove dietro ci sono delle personalità LGBTQ+, ce ne sono tante, ci sono anche personalità italiane. Prima di iniziare però ragazzi, volevo dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, you better subscribe! Ma adesso bando alle ciance e iniziamo con questo video. Iniziamo dal primer. Non avevo voglia di comprare il prodotto di Makeup by Mitchell così tanto per supportare il brand LGBT perché mi pare che sia illuminante. Quindi utilizzo invece questo che già ho, che mi piace. Va benissimo per chi ha la pelle mista grassa, ve ne parlo ormai da anni. Buonissimo, davvero. Ci sono poche cose sulle quali io insisto e questo è un ottimo primer per l'estate, raga. Cioè, vi aiuta davvero a minimizzare l'eccesso di sebo, cioè tipo come se lo bloccasse, quindi ve lo consiglio vivamente. Andiamo con il prodotto base. Questo è di One Size, questa è la Turn Up The Base BB Cream Beauty Blur Balm. Abbiamo 30 ml di questo prodotto e questa è una BB Cream pensata per pelle grassa, perché Patrick Star, non so se lo seguite, se sapete chi è, però lui ha la pelle vista grassa come la mia, quindi io adoro quando formula questi prodotti per noi dalla pelle oleosetta. Scrivete oleosetta. La colorazione che uso io è la Dark 2G, quindi con un undertone golden, però secondo me questo su di me forse è un pochino rossastro, ve lo faccio vedere, cioè molto 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 rossino, eh. Dobbiamo neutralizzarlo, ragion per cui vado ad utilizzare questo prodotto di LA Girl Pro Color Foundation Mixing Pigment nella colorazione blu, così da riuscire a neutralizzare questo colore che secondo me è troppo 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 rosso. Vediamo se è cambiato qualcosa. Oh yes. Avete visto che differenza con il blu? Now this is my color, bitch. Io adoro il makeup e adoro la teoria del colore. Non a caso ho fatto l'istituto d'arte, proprio perché noi riusciamo con poco, cioè se avete una conoscenza del colore riusciamo a salvare prodotti insalvabili e questo è uno di quelli. Like, look at that, this is a perfect match guys. Questo prodotto, raga, questa linea è fantastica, era disponibile una volta su Beauty Bay, adesso non ho capito bene perché l'abbiano tolta, però consigliatissimo. Se trovo qualche link da qualche parte, magari scontato, così ve lo faccio presente nella lista qua nel box in descrizione, ok? Quindi vado così da queste altre parti con questa BB cream di One Size. Mi dispiace un po' che One Size non sia stato così apprezzato in Italia, perché in realtà ha delle belle chicchette, comunque è un brand inclusivo questo. Non è dei più economici, però ragazzi, sapete benissimo che dietro al discorso dell'inclusione i costi sono diversi. Poi ha fatto tanta ricerca sulla brand identity, non so se avete notato, ma i prodotti di One Size sono tutti dal packaging rosso e questo comporta ovviamente una spesa maggiore. Come potete notare, questa BB cream è davvero tanto tanto opaca, quindi la consiglio alle persone che hanno la pelle mista grassa. Come correttore vorrei utilizzare questo di Makeup by Mario, ma prima volevo soffermarmi su questo prodottino di Made by Mitchell che abbiamo utilizzato nel video dedicato al brand di cui si sta discutendo nelle ultime settimane tantissimo, perché il brand ha diversi prodotti dedicati a pelle scura ma anche pelle molto molto chiara, e quindi vado con questo che è il cream bronzer.
Eccoci qua. Questa, a differenza della BB Cream di One Size, è un prodotto estremamente cremoso, che sicuramente è adatto a chi ha la pelle normale, secca. Chi ha la pelle mista grassa con questo fa un pochino più di fatica, però comunque a me piace di questo prodotto il fatto che si stenda sul viso direttamente, lo applichi, è più facile, no? Quindi I really like this. Really like this, not gonna lie. Io tutti questi baby hair li sto iniziando veramente ad odiare. Let me stop. Per chi fosse interessato, questo ve ne ho parlato nel video delle parrucche. È una cera, raga. Ve la lascio qua sotto se mettete wigs. Eccolo qua il blush che andremo a utilizzare oggi. Questo è di Make Up by Mario, colorazione raspberry del Soft Pop Blush Stick. E lo andiamo a sfumare. Che brutta giornata oggi, mamma mia. Io detesto quando c'è questo tipo di tempo, perché proprio mi butta giù di morale. Io adoro il sole, mi piace quando è tutto un po' più luminoso. This product is very nice. Un po' troppo illuminante, come al solito, però il colore è davvero tanto tanto bello. Quindi se avete la pelle mista grassa, ricordatevi di opacizzare. Se avete la pelle secca, questo lo adorerete. Poi, sempre della stessa linea, esiste anche questo stick che, come potete notare, come quello di Made by Mitchell, è molto molto idratante. Sono prodotti che io utilizzerei più d'inverno. This is everything. Sempre parlando di Make Up by Mario, andiamo con il suo correttore, il Surreal Skin Awakening Concealer nella colorazione 380. Così, e lo lascio in posa. Lo lascio in posa perché questo è un correttore un po' particolare. Vi devo dire che la prima volta che l'ho steso non ero rimasta così entusiasta. Quindi adesso aspetto un po' e poi sfumo tutto quanto. Come potete vedere, sto sfumando. Ho notato che se sfumo in questo modo qua mi riesce tutto un pochino più semplice. Questo correttore, se ne applichi troppo, va molto nelle pieghette, ho notato. Quindi è un correttore al quale bisogna fare attenzione, non è un correttore secondo me on the go, o comunque per un utilizzo di una persona magari che non ha tutto questo tempo per starsi a truccare. No, lo consiglio alle persone come me, ai makeup artist o chi ha un approccio un pochino più pro e sa bene gestire le texture. Non so, raga, se state seguendo tutta la questione dei pacchi su TikTok. A me sta troppo sul cazzo essere messa in questo calderone dove ci sono quelle che fanno gli unboxing con le montagne di pacchi. Cioè, è sbagliato mettermi in mezzo a questa roba qui, mi sta troppo sul c***o. Perché non è giusto. Io decido di non fare questa roba, mi difendo, perché queste parlano al plurale, e dico queste perché sento, vedo solo donne parlare di questo. Ma poi addirittura c'era questa ragazza che diceva: ah, te le regalo almeno perché è gratis questa roba. Ma questo è il mio lavoro? Perché il brand dovete regalare gratis a un utente X? Ma che discorsi fate? Sono discorsi populisti davvero senza senso, che secondo me vengono semplicemente fatti per crearsi una propria piattaforma. Cioè, questa è la mia idea, cercare di empatizzare con il pubblico in questo modo per avere un tornaconto personale, perché non è possibile che delle persone così intelligenti da capire, che sanno il significato di prodotto sostenibile o sostenibilità, non arrivino a questi concetti così semplici. Comunque, prendo questo stick qua di Make Up by Mario nella colorazione Deep Dark. Ad oggi è l'ultima colorazione della gamma, che secondo me è troppo chiara, non è possibile. Io ho detto a Make Up by Mario, insomma, di scurire almeno per due shade, e lui mi ha detto che ci lavorerà. Vediamo, raga. Intanto non so se avete visto, ma ha formulato questo stick qua per i fototipi molto molto chiari, a cui non si pensa allo stesso modo quasi mai, quindi bene. Però mi piacerebbe vedere la stessa cosa anche per quanto riguarda i fototipi scurissimi, che vengono sempre tagliati fuori. È peccato davvero. Ok, l'ho messo ancora un po'. Io lo so che adesso sembro tipo il mostro di Loch Ness. No, non scrivete niente. Trust the process, trust it. Riprendo questo pennellino. Questo è un ottimo pennello che ho preso da un set dove non ci sono pennelli che sono tutti buoni, però per il costo secondo me merita di essere valutato, perché è davvero irrisorio. Soprattutto poi se non avete soldi o semplicemente non vi va di spendere 70 euro per un kit di pennelli, anche perché magari non è fatto un utilizzo come quello che ne faccio io, potrebbe essere un'alternativa. Vi lascio il link qua sotto del set. Andiamo con la powder di Kimchi. Questa, raga, ve la consiglio da anni. È molto bella, nella colorazione PPP06 Almond, la Puff Puff Pass
Set & Bake Powder. Questa la utilizzo nella zona contorno occhi. Per settare andrò con Almond, perché questo correttore è bello chiarello, quindi lo applichiamo molto bene. Allora, perché mi piace questa cipria? Perché ha questo effetto blurring, quindi un po' pore filler, è molto satura di colore, quindi se hai un po' di discromia ancora sotto la zona contorno occhi te la va a neutralizzare completamente. E poi perché c'è un enorme quantitativo, cioè questa prima che la finisci 24 grammi, è tantissimo. Questa per esempio chi trucca dovrebbe averla, perché è davvero ottima. Cioè guardate che pelle che mi fa, no, meravigliosa, meravigliosa. Com'è che si chiama quel cantante lì? E io e lui mi pare che abbiamo lo stesso fono, lo stesso, oddio, come si chiama il medico delle corde vocali? Il foniatra, ossia il medico delle corde vocali, perché raga, le corde vocali, quando tu sei un cantante, le devi monitorare, le devi tenere sotto controllo, soprattutto se hai delle tournée importanti, cioè, it's really important. Ok, adesso vado anche un pochino qua sopra, così. Ah, mi ero dimenticata che io in realtà avevo questo di Patrick Ta. L'ho comprato perché volevo un prodotto del brand. Allora, non ho capito bene questo brand, perché loro quando lanciano i prodotti li fanno vedere esclusivamente su pelle chiara. Per esempio, quando hanno lanciato la palette, quella nude, che oggi utilizzeremo perché mi va, io a loro gli ho chiesto di mettere gli swatch su pelle scura. Loro mi hanno anche risposto, hanno detto sì sì sì, ma non l'hanno messi. Quindi non lo so, li ho trovati un po' strani come atteggiamento. Comunque questo blush qui è il Double Take Cream and Powder Blush Oh She's Different. Molto bello, colore molto bello, tra l'altro anche abbastanza pigmentato, vi devo dire che sono molto sorpresa di questa pigmentazione. Questo pure è ottimo per chi ha l'incarnato anche leggermente più scuro del mio. Ok, passiamo al bronzer. Andiamo con questo qui di Makeup by Mario. Let's go with this one. Questo è il Soft & Sculpt Bronzer nella colorazione Deep. Anche qui, ragazzi, secondo me bisogna lavorare su delle shades un pochino più scure, perché sì, io ovviamente riesco ad utilizzare queste shades perché sono chiara, però una Lupita Nyong'o questo lo usa come blush, perché su di lei risulterebbe molto rosso, molto poco flattering sul suo incarnato. Quindi anche qui Mario secondo me potrebbe fare un'estensione di gamma. Speriamo che le ecosostenibili non mi rompano dicendo che è uno spreco. In questo caso non lo è, perché manca proprio un prodotto nel mercato, e quindi stai aiutando delle persone a sentirsi viste, validate, e non sempre avere la percezione di essere le ultime e quelle che non meritano un certo tipo di prodotto. Ne applico un pochino anche qua. Allora, ho visto questo video di una personalità, credo americana, che fa drag, ha vinto il Drag Race, I guess, e tipo metteva sul video di Vogue Beauty Secrets, si metteva questa cosa qui, non so a cosa serve, però se lo metteva. Andiamo con l'illuminante Soft Glow Highlighter Bronze. Questa è una colorazione, l'ho già detto, bronze. Questo è un illuminante che mi ricordo mi piaceva, eccoci qua, molto bello. Questo da mettere anche sul dorso. Look at that, I look good, look at that, hey, this is nice. Ok, andiamo con le brows in the house. Prendo questo di Mulac, che è uno dei miei prodotti preferiti. Questo è il Brow Eye Brow CEO. Vabbè, questo di Mulac lo trovate disponibile da Douglas e da Pinalli pure. Vi metto il link anche di questo qua. Allora, questo vi dico che ha una durata maggiore se voi pulite lo scovolo dopo l'utilizzo, soprattutto poi se fate come me che vi truccate e applicate il prodotto direttamente sulla pelle già un po' truccata o comunque contaminata dalla polvere. Comunque, voi che cosa ne pensate di tutta la storia dei pacchi? Perché cioè, voglio capire anche voi. Io non penso di essere una persona che crea false illusioni, non mi pare di essere una di queste qua. Non so perché continuano a mettermi sto calderone. Poi penso di essere anche inclusiva per quanto riguarda le finanze, quindi a differenza di alcuni creator, io non voglio dire che sono tutti nati e cresciuti nella bambagia, assolutamente no. Io nel mio caso sono cresciuta da un solo genitore, sono stata cresciuta, non so se avete notato, però io per esempio, io non ho questa concezione per esempio di andare in vacanza ogni 2x3, ma perché nella mia famiglia non era proprio concepita sta roba, non c'erano i soldi per fare queste cose qua. Io un po' vivo
vivo ancora in quella dimensione. Io potrei farmela una vacanza una volta all'anno, onestamente, e potrei anche viaggiare un po' di più perché sono giovane. Poi quando diventi, vai avanti con l'età, non hai più tutte quelle forze per riuscire a fare determinate cose, quindi probabilmente dovrei farmi meno problemi. Ne avevo parlato, mi ricordo, anche con la mia psicologa, che mi diceva proprio che io non mi ritaglio dei momenti di qualità di tempo, e quindi quest'anno, nella seconda metà dell'anno, credo che organizzerò un pochino più di momenti per me, perché io lavoro sempre, io lavoro in continuazione, ragazzi, cioè io non mi dedico dei momenti di qualità, effettivamente, e è sbagliato, perché invece, visto che non l'ho potuto fare per tantissimi anni, invece oggi, se volessi, potrei fare questa cosa. Ecco, è importante, insomma, che faccia questa cosa per me stessa, per vivere anche meglio, perché raga, si parla sempre degli aspetti negativi sugli altri, no, che i creator hanno, ma voi non avete idea della pressione sociale che noi viviamo, anche essendo esposti a così tanti occhi, giudizi, preconcetti, pregiudizi, perché di base c'è tanta gente che dice: sì, vabbè, ma te ti pagano, quindi te non dici le cose come stanno. Ma il nostro lavoro, raga, non è come pensate voi. È chiaro che se un brand vuole attivarti e quindi fare copertura sul tuo spazio, ti chiede di mettere in risalto delle caratteristiche importanti del determinato prodotto. Però se, per esempio, ti proponessero di promuovere una crema che è troppo ricca, a me non me ne frega niente che c'è l'acido ialuronico più prestigioso della terra, tanto non va bene per me, non è un prodotto pensato per me, quindi io non lo promuovo. Non te lo promuovo, non ne parlo neanche, perché tanto non è assolutamente un prodotto che utilizzerei, quindi che cacchio lo sto a utilizzare a fare, no? Poi invece, nel caso per esempio di Fenty Skin, nonostante quel prodotto non sia proprio in questa stagione adatto ad una pelle mista grassa, però la mia copertura è importante, fondamentale, per far sapere alle persone che esiste questo prodotto, perché se il prodotto viene marketizzato e sponsorizzato solamente da creator di un certo tipo di fototipo, tutti gli altri poi magari non sanno. Io tante volte ho scoperto anni dopo che magari di un prodotto base che mi piaceva tanto e avrei voluto provare esistesse anche la mia shade. Io, che faccio parte del mondo beauty, ho fatto queste scoperte mesi dopo e anni dopo, quindi figuratevi il consumatore che non ha quell'interesse minuzioso a scoprire il prodotto tot, come nel mio caso. Quindi I really don't understand perché la gente se la prende così tanto, nel mio caso poi veramente veramente ingiustificato. Comunque, dicevo che nel caso di Fenty Skin, che tra l'altro poi io dico molto chiaramente che se avete la pelle secca è il prodotto per voi ideale, l'ho detto anche nella caption, che per pelle invece mista grassa, per avere un effetto long lasting, è necessaria una cipria, quindi vuol dire che il prodotto non è proprio pensato per la mia tipologia di pelle. Però in questo caso è importante che io faccia copertura proprio per rendere a più persone possibile l'awareness sulla disponibilità del prodotto, che, raga, ad oggi non esiste un prodotto competitor di quel tipo. Non esistono colorazioni con SPF minerale di quel colore così scuro, con un sottotono che non sia grigio. È grave, raga. Fenty lo fa perché nella loro policy includere tutti, ma è grave che fino a qualche mese fa io sentivo dire dalla gente: ma l'SPF è in natura bianco e quindi questa cosa non si può fare. No, si può fare, i brand non lo vogliono fare. Per l'ennesima volta questo brand sta decostruendo tutte queste false credenze, quindi io poi mi arrabbio ancora di più, perché siamo sempre alle solite, ossia che i fototipi scuri non hanno la stessa importanza e privilegi che hanno tutti gli altri fototipi. Stessa cosa fototipi chiarissimi, cioè non ci stiamo a raccontare frescacce, ci sono dei fototipi che hanno più privilegi, negarlo è ipocrita, ok? No, lo so che vi ho rotto un lo so che me la vendo sempre, ma che cosa devo fare qua? Stiamo tornando indietro, raga, nel beauty stiamo veramente tornando indietro, io ho super paura. Anyway, scrivilo, scrivi Lizzo, perché mi viene da quella canzone lì, turn up the music, hey, turn up the I can be alright, oh yeah, it's about that time. Ok, stop.
Mentre facevo l'intro, che non so se l'avete notato, ma io l'intro lo faccio sempre una volta che ho finito la base, mi sono dimenticata che io in realtà avevo il serum primer di Extralandia, che è un primer ottimo, che ho quasi finito del tutto. Pazzesco per pelle mista grassa, mi sono proprio dimenticata di utilizzarlo, però ve lo metto comunque nel box di descrizione perché è valido. Ok, oggi andiamo a utilizzare questa magnifica palette di cui ho sentito parlare tanto. Questa è la Major Dimension 3 Eyeshadow Palette, una palette neutra che io mi sono fatta comprare da Luca perché su Cult Beauty, raga, era sold out. Quando lui è andato in America mi ha fatto questo favore, quindi lo ringrazio nuovamente, ti risaluto e seguitelo se non sapete chi è, magari vi lascio qui un video che abbiamo girato insieme. Vado con questo colore qua, che dovrebbe essere un primer occhi. Bella texture. Let me tell you something, my dear friend, this is nice. Raga, il prezzo è veramente proibitivo. Sono 70 euro di palette. Per carità, bellissimo packaging, bellissima la situazione delle R. Però, ecco, se fate un investimento di questo tipo, vuol dire che voi vi truccate prevalentemente di neutro e basta. Vale i soldi che costa? Lo scopriremo adesso, perché secondo me ci sono palette che hanno colori simili, più piccole. Io sono un amante delle palette piccoline come questa qui di Mario. Questa, raga, è impagabile il prezzo della portabilità, sinceramente, cioè lo trovo molto più portatile come situation. E andiamo con questo colore qui, questo è bello caldo, e andiamo anche con questo che è leggermente più chiaro e freddo. Andiamo sulla palpebra fissa così. Per carità, raga, queste texture sono meravigliose, cioè lo percepisci che stai utilizzando un prodotto luxury, però comunque sono sempre 70 euro, sono tanti soldi. Questa è una palette, secondo me, sulla quale potrebbe investire un makeup artist che fa matrimoni. Questo primer occhi è bellissimo. This is nice. Bellissimo colore, questo va bene anche per i fototipi molto scuri. E rivado con questo qua e andiamo a opacizzare. Ok, che bello, mamma mia, raga. Scusate che faccio silenzio, ma è una palette che, nonostante abbia da un po', non ho mai aperto perché volevo utilizzarla proprio per questo video qua. I mean, it's good. Sto utilizzando sempre il primer occhi marrone per la palpebra inferiore. Sto prendendo l'ombretto nero per questa zona. Questo è un nero comunque pigmentage. Scrivete pigmentage! Bello questo nero. This is a nice black. Allora, devo capire però se è un nero che funziona bene perché abbiamo comunque la palpebra che non è settata e bagnata, oppure effettivamente è un bel nero. Lo devo provare magari un'altra volta con un prodotto differente. Ora andiamo con questa palettina qui di Make Up by Mario, che è quella sparkling, di cui si parla secondo me troppo poco perché è molto 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 bella. In questa palette lui ha fatto una ricerca per riuscire ad emulare tutti i colori che noi abbiamo all'interno del nostro organismo, del nostro corpo, quindi vene, budella, interiore. Però versione sparkly. Ok, so cosa utilizzi? This is nice. Però potrei mettere anche questo. Non so che usare, ma amore, non so che usare. No, dai, usiamo questo tipo qua. Che tutto, che situazione pazzesca, che frutta fresca. Allora, io adoro tutto ciò che luccica, mi dovete perdonare, ma perdo la testa perché fa un po' parte anche del mio mondo di cantante, quando mi esibisco negli eventi privati, no? Io di solito sono super, super glitterosa. Andiamo con questo rosso qua, non so bene cosa sto combinando. Ecco, sono in quel momento in cui vorrei togliermi il look occhi. Sto facendo questo look che non è che ha proprio molto senso, però non volevo fare la solita cosa nude. Faccio questo look un po' strano e la spacca. Sorry. Ok, andiamo con questo qua. Questo invece mi piace pazzesco, è bellissimo questo. Perché è tipo un non capisco se è un misto tra blu, verde e grigio. Però saturi, non quei grigi. Allora, qui c'è una misconception, non è che io non amo il grigio. Mi piace se su di me sta bene. Quindi quei grigi un po' che non sono né arte né parte, né carne né pesce. I don't like them. E onestamente ho tutte le ragioni di non voler applicare determinati colori sulle mie palpebre. Quindi, ok, andiamo qui con il nero della palette di Patrick Ta.
This looks nice. Ok, andiamo con questo eyeliner di Made by Mitchell nella colorazione Black Milk e tracciamo una bella linea di eyeliner. Allora, questo eyeliner qui a me piace perché è un po' vecchia scuola, non è con il pennino ma proprio con questo applicatore che è leggermente più molle. Quindi devi avere veramente la capacità di tracciare la linea dritta, non hai la facilità del pennino di quelli che esistono adesso di eyeliner, no? E in più con questo, se vuoi fare una roba un po' più artistica a livello di eyeliner, riesci perché è molto più gestibile o domabile, non so come spiegare bene questo concetto. Comunque sto notando che da quando ci sono i social anche il mio lessico un po' si è impoverito, quindi dovrei riniziare un po' più a leggere per trovare le definizioni giuste quando descrivo un prodotto. This is something I'm ashamed of, I'm not gonna lie, like, I'm not very proud, però lavorerò anche su questo. Magari adesso utilizziamo questo di Extralandia. Questo qui è il Watery Powder Top Coat, colorazione 03 Pink Flavor. Questo è super adatto per questo look qua. Che bello, mamma mia, è bellissimo. Ma non rende l'idea, raga, perché sembra tipo grigio, ma non è grigio. È three-dimensional. Cioè, io vedo qui rosa, non so perché prevale il grigio, però è molto bello, raga. Andiamo con il mascara. Questo qui di Made by Mitchell, il Lash Lacquer, che l'altra volta non abbiamo utilizzato nel video che vi lascio qua, perché mi ero dimenticata di averlo preso. Ma vi posso dire, raga, boh, a me non piace questo genere di mascara. Cioè, questo mascara che utilizzerò per l'appunto per l'applicazione delle ciglia finte. Allora, questo sicuramente sulla palpebra inferiore fa un lavoro più preciso, perché, cioè, guardate che roba qua. Cioè, le ciglia inferiori sono fantastiche con questo scuro, ma quelle superiori... I don't know. Adesso vado su quelle inferiori, sempre con questo di Made by Mitchell. E poi sull'altro superiore vado ad utilizzare il Fantasize. Questo è di One Size, molto meglio, posso dire. Mi piace molto di più questa mascara. Questo è disponibile sul sito di Douglas. E credo che questo scolo sia elastomero. Passiamo alle labbra e andiamo ad utilizzare prima questa matita di Made by Mitchell. Questa è nella colorazione All Lip No Trip. Non è male. Questa in realtà io l'ho già provata, ma la trovo un po' freddina. Quindi chi ha la pelle più scura della mia, leggermente più scura, questa probabilmente la amerà, perché quelle calde poi quando la pelle si scurisce, raga, diventa rossa su di loro. Quindi non è bellissimo. Questa invece secondo me la potranno apprezzare. E adesso andiamo con questa qui. Questa qui è la Ultra Sweet Sculpting Lip Pencil nella colorazione Dark Chocolate. Questa è più calda e la stendo sopra. I mean, look at that. Oddio, questo è bellissimo. Let me tell you, let me use this. Questo qui è Lipstick Rouge à Lèvres, She's Hard to Get. I like this. Io adoro mettere questi d'estate, questi rossetti. Però. Devo assolutamente stendere all'interno questa. Oh, she's single. Ready to mingle. Mamma mia, mi devi combattere comunque con questa situazione. Super pink, oggi siamo diventate Barbie Girls, versione dark skin. Guys, per le ciglia finte andrò ad utilizzare queste qui di Made by Mitchell nel modello Sugar Sugar. Sugar Sugar, you get so fly. Sugar Sugar, you get so fly. Hey! So high, che si ricorda quella canzone? So high, gna 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 gna. Scrivi, Sugar! Ok, ah, che carino questo modello. It's cute perché non è così lungo, è corto. Però allora sto facendo un po' di difficoltà ad attaccarle, non ho capito bene perché. Belle queste ciglia perché comunque sono discrete, non sono troppo voluminose, quindi queste si potrebbero utilizzare anche nel quotidiano secondo me. Ok, considerazioni personali, raga, la BB cream molto belle. Ah, se siete arrivati a guardare il video fino a qui, scrivete hashtag queer. Queer. E dicevo, BB cream, questa mi piace perché è proprio opaca. Peccato per il sottotono, però come avete visto l'ho sistemato con questo prodotto che per me, raga, è la vita, perché va a sistemare tutti quei problemucci che ci sono nei fondotinta che hanno questa caratteristica. Correttore di Makeup by Mario. Allora, questo qui non è male, però come vi ho detto
bisogna fare attenzione a come si mischia, perché non è facile mischiarlo. Poi questo stick, così come questo per il bronzer, non sono male, però più dedicati a una pelle normale mi sta secca, ma comunque il loro lavoro hanno fatto. Lo stick bronzer non è male. Poi non ho utilizzato, porca miseria, mi sono dimenticata, il primer di Extralandia, che è ottimo. Blush di Patrick Ta, questo mi piace molto. Vi devo dire che mi sarebbe piaciuto fare il mix con la parte cremosa, ma mi sono dimenticata parlando. Le cipre, queste qui, raga, sono tra le mie preferite, infatti stanno a finire. Mascara non male, questo qua lo preferisco di gran lunga rispetto a questo, che lo trovo un po' più adatto per una preparazione all'utilizzo delle ciglia finte. L'eyeliner di Mitchell mi piace molto, così come la matita, nonostante sia forse un po' neutra. Rossetto, raga, questo qui è bellissimo. I rossetti di Patrick Ta sono tra i migliori in assoluto, hanno una bellissima texture, sono vellutati, sono super pigmentati, quindi se avete magari il labbro superiore più scuro rispetto a quello inferiore come me, che sono scura, ottimo. Illuminante, raga, questo di Makeup by Mario. Boh, vi posso dire una roba sugli illuminanti? Ve ne basta uno. Se non lo avete e volete supportare il brand e ne usate tanto, perché no? Ma se ne avete già due di questi, you don't need this. Anche perché poi penso che l'illuminante sia tra i prodotti che utilizziamo di meno oggettivamente, quindi durano veramente anni. Questo qui 18 mesi. Ce la fate a consumare un illuminante 18 mesi? Io non ci sono mai riuscita. Poi bronzer, questo qui Deep, non male, però lo trovo comunque ancora troppo rosso. Per carità, è un bronzer, però secondo me si può scurire questo qua, così come si può scurire il bronzer stick. Ciglia finte molto belle. Prodotto per le sopracciglia di One Size, non male. Forse dovrei prendere un colore leggermente più scuro. Ups, però non mi dispiace. Quindi questo è il mio makeup tutorial. Oggi gli abbiamo fatto delle labbra con cui non è che mi sento proprio super confident, vi dico la verità. Cioè, se fosse per me, io utilizzerei delle labbra nude, però sennò faccio sempre look nude, quindi non va bene. Cerchiamo di variegare un po'. Ah, la palette, scusate, le palette occhi, mi sono dimenticata. Queste palette non sono per niente male. Questa la devo utilizzare di più, mi rendo conto che la utilizzo forse troppo poco per quanto è veramente bella. Il prezzo è un po' proibitivo. Questa, raga, è una palette per i makeup artist. Questa è una palette per chi ha la postazione makeup, si mette lì e usa le texture. Cioè, ok, fa figo averla, ma allora prendetevi quella piccola neutra, quella ha più senso prenderla. Ve la lascio comunque qua sotto. Questa palette non male, forse la devo provare da sola senza mischiarla con altre palette. Mi è piaciuto molto questo prodotto in crema qua, la testerò di nuovo per riuscire a capire la potenzialità nella sua interezza, perché così utilizzata non si riesce a fare una bella recensione. Però sì, questi erano i prodotti. Ah, scusate, questo qua pure ottimo, mi è piaciuto molto. I prodotti utilizzati per realizzare il look supportando brand dietro alle quali ci sono personalità LGBTQ+. Un pensiero va a tutte le persone che purtroppo oggi ancora non possono vivere liberamente. Pensiamo anche semplicemente al tenersi per mano, cioè al supermercato magari ci sono tantissime coppie di fatto che evitano di farlo semplicemente perché hanno paura. Noi non riusciamo neanche a immaginare che cos'è vivere una vita dove ti devi nascondere. Io penso anche tipo alla vita sentimentale, no? Tipo, io ho questo privilegio perché io sono eterosessuale, mi identifico come etero. Se mi piace un ragazzo e magari c'è uno scambio di sguardi, non ho paura come una persona magari omosessuale, no? Che cioè deve stare attento perché magari si trova la persona X tossica di turno e questo si prende male, magari lo pia a botte, no? O nel caso femminile anche la stessa cosa. I don't know, we are very lucky. E anche nel mondo beauty, raga, vedo sempre meno volti maschili, vedo tanta ipocrisia anche durante questo mese, non lo so, io sono stanca, le ripeto sempre, cioè inizio veramente a essere stanca, mi sto arrendendo perché non ne posso più di ripetere se stavo, sono anni. Però sì, auguro insomma a tutte le persone di questa community serenità, gioia, e sarebbe bello tipo un giorno che non avessero più etichette, che non avessero più tutti questi problemi, mamma mia,
Il saluto di oggi va a mme_jungle. Ciao Cecilia, grazie mille per far parte della Insta Grace Family. Mi scrivi: spacchi come sempre quella scarpetta di cristallo, è uno spettacolo. Anche io ho dato la scarpetta che ho visto all'evento di Swarovski. Aspetto sempre i tuoi video e mi faccio due risate. Come sempre sapete che mi fa tanto piacere sapervi sorridere o sbellicarvi in casa, quindi grazie mille per il supporto. Non so di dove sei perché non l'hai scritto nelle informazioni, faccelo sapere qua nei commenti. Se anche tu vuoi essere salutato nel mio prossimo video, l'unica cosa che devi fare è iscriverti alla mia pagina Instagram, attivare tutte le notifiche e commentare sotto questo post bombastic bombastic per tutti quei brand che fanno attivismo performativo verso la queer community. Vabbè, chiudiamo questa parentesi e niente, siamo giunti alla fine di questo video. Dai, sono stata un po' brava ad intrattenervi. Questo è il momento giusto per iscriversi. L'iscrizione è gratuita e se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like! Così l'algoritmo inizia ad apprezzarmi e a spingermi di più sulla piattaforma YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio. Ciao!